Benissimo ragazzi e ragazze, possiamo continuare qui su Xenoblade Chronicles 3 in compagnia del vostro Diablotex. Cerco di parlare a bassa voce, altrimenti mi bastonano perché sono le... è tardino, non dico che non ne sono, ma è tardino. Allora ragazzi, ho livellato un po' i miei personaggi, come si può ben vedere. Sono stato qui intorno, li ho livellati un po', sono di livello 11, ecco, tutti di livello 11, diciamo. Adesso andiamo a fare la missione secondaria, che bisogna passare... Dove bisogna passare per la missione secondaria? Non lo so perché non ci sono andato, quindi... La missione secondaria, vediamo un po'. Sembrerebbe che qui la destinazione si accorcia, quindi dovrebbe essere abbastanza interessante. Andiamo. Molto... Dove passiamo un attimino, eh? Ma non è che dobbiamo salire lì sopra? Dove c'è quella mezza salitina? Vediamo un po', perché tutto potrebbe essere, tutto potrebbe essere. Allora, no. Vediamo un po', vediamo un attimino. No, perché qui, ragazzi, io sono convinto che devo fare il giro da qui, ma è una mia convinzione. Poi se sbaglio. Vediamo un attimino. Faremo prima la missione secondaria, poi faremo la primaria, insomma. Vediamo un po'. Cercherò di evitare combattimenti, tanto ho livellato prima, ragazzi. Lì abbiamo anche un punto interrogativo nel sottofondo. Vabbè, dopo andiamo a vedere anche quello, va. Dopo andiamo a vedere anche quello. Vediamo un po' da qui. Ok, qui sembrerebbe che andiamo, che vado bene. Più che andiamo, vado. E qui? Ah. Vabbè, andiamo prima alla direzione della missione secondaria, dove non sono mai andato, e spero che la destinazione sia qui, ragazzi, per il semplice motivo che vediamo, insomma. Vediamo. Credo proprio che sia qui, ragazzi. Che dobbiamo fare? Ah. Allora, chi vuoi aiutare? Livello 4, squadra. Chi... Ok, bottino di guerra. Impossibile aiutare. Quindi, ragazzi, non è che ho tante scelte. E devo aiutare per forza questa. Devo per forza aiutare questa. Di che livello sono qui i nemici? Ci possiamo, vabbè, di livello 4, dai. Livello 4 tranquillamente abbordabile, insomma, tranquillamente abbordabile. Bene così, Cerchiamo di colpire. Ce l'abbiamo fatta? Penso di sì, Abbiamo aiutato anche la squadra. Vediamo un po'. Ok. È andata bene. Noah, sia lodata la fiamma. Se non foste arrivati, beh, non oso neanche finire la frase. È tutto ok. Sono felice che stiate bene. Andate subito da Laurea? Ok, è preoccupata da morire. Sì, andiamo subito, grazie, vi siamo debitori. Completata, ragazzi. Vediamo un po'. Raccogliamo i materiali che possiamo raccogliere. Stai buono. Vai, andiamo a riscuotere tutto. Ok. Allora ragazzi, adesso noi qui abbiamo un punto interrogativo che scalpita lì, ma non so in che direzione potrebbe essere. E potrebbe essere un'altra missione secondaria da fare. Allora, io quasi quasi mi butto da qui, ragazzi, per vedere
per vedere. Vediamo se faccio il tuffo qui, eh. Andiamo a prendere il container. Ragazzi, io amo i container perché per me i container sono forzieri. Vai. Allora, voglio vedere anche quel punto interrogativo che compare o non compare. Vediamo chi potrebbe essere. O cosa potrebbe essere. Chi o cosa? E perché? Non si vede ancora nessuno, eh? Al momento non si vede ancora nessuno. Vediamo un po'. Ah, è una persona che è lì. Ok. Eccolo qui, ragazzi. Vediamo un po', eh. Lenny. Vediamo un po' qui cosa ci chiede. Lenny, sei qui da solo? Noah, ho deluso Django e gli altri. Raccontami quello che è successo. La mia squadra è stata annientata. Siamo incappati in un nugolo di mostri a piede libero sulla collina della Sonata, ok. Pullula di Konix, Tombaroli, quel posto. E attaccano in gruppo. Sì, erano così tanti, siamo stati sopraffatti. Il mio telaio energetico era fuori uso, quindi gli altri mi stavano difendendo. Eravamo quasi arrivati alla colonia. Mi dispiace. Noah, voglio chiederti un favore, come tramandante, ok. Suona per i miei amici. Ti prego, tramandali, Django, Olivia, Anne e Merlon. Prima che i mostri li prendano. Certamente, hai le coordinate? Ti invio le informazioni sull'Iride. Grazie del tuo aiuto. Dov'è? Dove sono? Sulla collina? Vabbè, andiamo, ragazzi. Sempre una missione secondaria da fare, quindi una cortesia la possiamo fare. Non è che ci ha chiesto chissà che cosa, eh. La cortesia la faremo, tra un po' andremo verso la storia principale, però io mi sento di portare a termine anche questa missione secondaria. Vediamo un po'. Laggiù. Cosa gli stanno facendo? Fermiamoli. Sì. Di che livello sono? Vabbè dai, sono di un livello che li possiamo tranquillamente affrontare, credo di sì, eh. Credo di sì. Credo che li posso affrontare. Vediamo un po'. Bene, bene così, ragazzi. Vai, vediamo un attimino. Ottimo, vai. Bene così, state calmi tutti, Tramandiamo così. Bisogna tramandare tutto qui, eh. Mi rilassa come suona con il flauto, non vorrei dormire. Potrei iniziare a dormire, ma non voglio, eh. Allora, ma non era solo una destinazione. Ah no, ce n'è un'altra. Non so se adesso mi fa tornare. Non credo da chi mi ha dato la missione. O forse sì? Vabbè, vediamo, andiamo tanto. Comunque la missione secondaria va fatta. Vanno fatte, vanno completate. E perché lì su ci sono altre fiamme rosse? Le vedete sulla montagna? E quella fascia di luce blu? Adesso andiamo a vedere anche quella, attenzione. Abbiamo tramandato Django agli altri. Grazie. Stai bene? Non è la prima volta che perdo degli amici, dovrei averci fatto l'abitudine, invece. Non ti ci devi abituare. È questo quello che pensi, come tramandante? Beh, mi ha rincuorato un po'. Grazie mille.
Cosa mi dai? Ok, un po' di esperienza. Ah, possiamo... Ho appena segnalato alla colonia quello che è successo con Django e gli altri. Siete diretti alla valle di Alfeto, vero? Se vi trovate nei guai, chiamatemi tramite Lirdi, ok? Grazie, ma credo che quella zona sia circondata di nebbia nera. La nebbia nera? Ah, quella sì che è un problema per le comunicazioni. Sarà davvero difficile allora, rimanete sempre allerta. Allora ragazzi, prima di andare nella missione della direzione principale, vediamo un attimino cosa c'è qui, perché c'è questo fascio di luce blu più un altro fascio di luce. Vediamo, vedete le carcasse qui, vediamo, tramandiamo, va bene, tramandiamo tutto. Sì. Fai. Tu suona che... Tu suona, vai tranquillo. Va bene, allora andiamo a vedere... Dov'era quel fascio di luce? Ah, eccolo lì. Io ci voglio salire, sono... Cioè, voglio cercare di salire, voglio vedere. Non è detto che ce la farò ad andare. Però cos'è quel fascio di luce blu che è lì sopra? Qui non si può andare. Qui non si può andare, quindi... O a meno che ci si va più avanti nel gioco, bisogna salire da qui. Vediamo, ragazzi, vediamo, perché inizia a diventare interessante. No, questi qui non si possono... Non li posso affrontare, ragazzi. Non ci pensate minimamente. Non me ne volete, ma non... No, non posso. Ah, tutto questo casino per prendere... Vabbè. Allora andiamo alla destinazione principale. Andiamo. Sì. Tanto qui ho livellato in questa zona e non è che mi danno tanti punti, allo stato attuale, quindi conviene che andiamo avanti nella storia per cercare poi di arrivare in altri punti e livellare dove magari ci sono nemici un po' più forti, perché attualmente in questa zona sinceramente veramente gli faccio sentire la prepotenza e chi comanda, quindi vorrei andare avanti. Allora abbiamo fatto anche... Cos'è? Chi mi attacca? Chi osa? Ah, sei tu? Va bene. Ora vi faccio capire come funziona, come si farà male, perché è giusto che sia così, è giusto che sia così. È andato? Diciamo che è andato, diciamo che è andato. Vediamo un attimino. Ok. Ehi, guardate. La squadra di testa. Oh, The Wolf. Non sono granché come avversari, si affrontati una alla volta, eppure dobbiamo ancora arrivare all'obiettivo primario della missione, ma se questi ragazzi sono bloccati, dovremmo aiutarli. Sapevo che lo avresti detto. Ehi voi altri, tenete duro, vi aiutiamo noi. Grandi, insieme li faremo fuori in un attimo. Beh, in un attimo, non cantiamo vittoria troppo presto. Allora, combattere tatticamente. Tieni premuto ZL per visualizzare le tattiche disponibili. Puoi impartire ordini
ai tuoi alleati. Concentrare gli attacchi. Tieni premuto ZL e premi, vabbè, direzionale per ordinare al gruppo di concentrare gli attacchi così agli alleati. Così gli alleati attaccheranno tutti lo stesso nemico che stai attaccando tu. Ah, sì, ma ragazzi, non posso ricordare tutto. Tieni premuto ZL per radunare il gruppo attorno. Quindi in avanti mando avanti, con il direzionale dietro mando dietro, vabbè. Per far disperdere il gruppo. Vabbè, vediamo. Vediamo un po', Allora, ZL. Concentriamo gli attacchi, vediamo un po', Io sto concentrando gli attacchi, li concentro, quindi qualsiasi combo proviamo. Ottimo così, ragazzi, ottimo così. Bene, bene, bene. Ullala, ce l'abbiamo fatta, Ce l'abbiamo fatta. Cosa succede? Vediamo un po', sono curioso, Sono veramente curioso. E non poco, e non poco. Kore pocchi ka yo. Soro soro gatsuri kuwanai to mazui ze. Da yo na. Kono mae no aite wa tsuchikure datta sei de hidoke taishite tamaranakatta kara na. Lance, Yuni. O? Konkai no mission. Muri mo mucha mo nashi da. いやいやいや、 俺の半分は無理と無茶でできてんだぜ。 それなしってお前、 戦力大幅ダウンだ。 ランツ。 ぜ。 ランツ。 背負い込むのなし。 冗談だよ。 怖え顔すんなよ。 そんなにか？ ああ。 何かざわざわするんだ。 いい感覚じゃない。 ノアの勘は当たるからな。言うこと聞いた方がいいもん。そうか。 Allora, ragazzi, secondo me siamo quasi arrivati a destinazione. Allora, innanzitutto andiamo ad affrontare qualche nemico per vedere se possiamo raccogliere anche... Ehi, stai calmo. Ok. Proviamo, Ora possiamo usare le strategie, vedete? Tutti all'attacco. Adesso inizia a diventare un po' più tecnica la situazione. Ed è giusto che sia così, ragazzi, È giustissimo che sia così, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ullala. Beh, siamo un po' più forti adesso, Siamo un po' più forti ed è giusto che sia così. E questo adesso? E questo ora lo buttiamo giù? Che dite? Ce la facciamo? Siamo più livellati, però è un nemico speciale, questo è il problema. Il problema è che è un nemico speciale, quindi... Ah, ci si è messo anche il falco adesso. L'aquila, chiamatelo come volete. Vediamo un po'.
Vediamo un po' il da farsi qui, eh. Dai che lo facciamo secco, dai. Ai ai ai, ne sono due. Poi io mi concentro su questo qui perché è più tosto, eh. Ottimo ragazzi, ottimo. Ottimo così. Veramente ottimo così, eh. Eh beh. Facciamo. Gli facciamo il culo, che dite? Eh beh, direi proprio di sì, eh. Vai, c'è anche la pilota qui, eh. Di livello 7, che sinceramente ci fa il solletico. Sì, sì, molto solletico, ma va bene così. Maremma. Vai, è andato giù. Andiamo ad aprire la cassaforte lì giù, ragazzi. Ah, ok, via. Cos'è? Livello 8? Ah, di livello 8, ragazzi, vabbè. Di livello 8 va più che bene. Speriamo che tutto vada a buon fine, insomma. Vabbè, sì, un nemico normale, quindi... è un nemico normale, ragazzi, non c'è nulla da temere, ecco. Non c'è nulla da temere, ecco, siamo arrivati al container qui, vediamo un po', eh. Apriamo tutto, speriamo che non cade tutto giù. Ok, moneta... allora, ripassiamo di qui, ragazzi, eh. Magari adesso andiamo un altro po' avanti verso la storia principale. Tanto... aia! Avevo paura. Ah, e adesso tu cosa mi dai? Cosa mi dai di buono? Di buono, cosa mi dai? Benissimo. Eh beh. Ah, insiste questo, eh. Insisti allora, eh. Vabbè ragazzi, vi stiamo facendo il culo, punto, eh. Veramente punto. Punti a capo. Andiamo anche verso la destinazione giusta. Sì, livello 20. Ciao ciccio. Ciao proprio. Veramente ciao proprio. Ciao proprio, bello. Ciao proprio. Allora, si vede che ho livellato un po', ragazzi. E beh, direi, direi che ho livellato un po'. E beh, abbiamo livellato un po', ragazzi, eh. Benissimo. Allora, dove andiamo, eh? Siamo qui. Non è che bisogna arrivare. Ai ai ai, chi c'è qui sopra? Qualche corpo da tramandare? Eh beh, sicuramente. Ma come ci vado? Ai ai ai, cosa succede qui? Punto di incontro, Pon, avanti. Voi no, Pon, non usate Iridi. Non vi secca dover trafficare di continuo con un terminale? Tranquillo, Riku, ce la fa senza problemi. E poi se fa finta
di non guardare il terminale, Riku può ignorare tutte noiosissime e fastidiosissime comunicazioni. Boh, mica scemo. Ai ai ai, Riku attento. Sì, era camuffato da roccia? Si era camuffato da roccia? Eh beh sì, dobbiamo affrontarlo. Ecco che arriva. Sì, ma di che livello è questo, ragazzi? Di che livello è questo? Livello 6? Cioè, tutto questo casino è di livello 6, ragazzi. Però bisogna stare attenti perché è roccioso, quindi... Bisogna stare attenti qui, eh. Bisogna stare molto attenti. Ah, l'abbiamo stordito, e beh. L'abbiamo stordito, dai, ce la possiamo giocare, dai, senza problemi, beh, senza problemi non credo, però ce la possiamo giocare, ce la possiamo, me la posso giocare, vediamo un po'. E andiamo, va. E andiamo in grande stile, vai. Ottimo così, ragazzi, ottimo, ottimo. Mo raigetsu nanda na. Ah, ato chotto da. すげえな、ムンバはコロニー9の誇りだぜ。嬉しいね。やっとここまで来れた。どうした？いや、実はさ、この作戦が終わったら最終課に転属願い出そうかって思ってんだ。戦場じゃ何が起こるか分かんねえからさ。笑ってくれていいぜ。笑うわけねえだろ。お前がいてくれたから俺たちはこうして生きている。ああ、感謝しかないね。胸張って成人の儀迎えろよ。ランツ、ユニ、お前ら。ムンバ、涙腺緩めてる場合じゃないもん。油断してると明日ポックリ行くかもしれないもん。リーク、お前な。言ってくれるじゃねえか。でもその通りだ。ノア、ごめんな。え？ああ、いや、違うんだ。ムンバの成人のことを考えてたらさ、寂しくなっちゃったっていうか。ノア。ムンバ、最終だって立派な軍務だ。負い目に感じる必要なんてない。ありがとな、ノア。よっしゃ、とっとと作戦終わらせて来月は成人の儀だ。僕もいつかは成人の儀迎えたいな。てて迎えられるさ、みんなで一緒に。どうかな、僕みんなと違ってどんくさいし。そんなことないって。さっきの試合だって誰よりも活躍したじゃないか。でも負けちゃったろ。いいんだ、もう半分諦めてるから。ヨラン。けどせめて死ぬ時くらいはみんなの役に立ちたいかな。なしなし。もうそういうのなし。俺たちずっと一緒だろ。これまでもこれからも。ノア。ノア。ノア。え？俺先行くからさ。マーサのチームで欠員が出たって通信入ったんだ。ああ、そうなんだ。終わったら頼むわ。軍務長のとこ付き合ってくれ。申請に？
分かった。圧すごいもんな、軍務長。そういうこと。じゃな。Bene, bene così ragazzi. Allora siamo vicini, però vediamo se posso salire un attimino qui, perché se vi ricordate prima abbiamo visto che c'erano dei corpi che bisogna tramandarli. Vediamo se riusciamo ad arrivarci per poi andare avanti un altro po' con la storia, insomma, tranquillamente, senza problemi, ragazzi. Allora vediamo un attimino, ecco qui la carcassa, vediamo un po'. Bene, bene. Dove si va? Non lo so dove si va. Allora, vai, affrontiamo questi due, va. Affrontiamoli, vediamo un po' se ci dà qualcosa di interessante e poi andiamo a destinazione, promesso ragazzi, eh. Ah, siamo in tre, Maremma, non ci ho fatto caso. Eh no, in tre non va bene. Eh no, in tre, in tre è un casino. In tre è un casino. Vabbè, proviamoci, dai, proviamoci ugualmente. Ci si prova ugualmente, ragazzi, eh. Io ci provo ugualmente, quindi... Allora, andiamo avanti. State buoni, eh. Vai, distruggiamolo. Facciamogli capire chi comanda, eh. Facciamogli capire chi comanda. Facciamogli capire chi comanda, ragazzi. Ok, ottimo. Ottimo così, vai. Andiamo, eh. Vai, ce l'abbiamo fatta, eh. Allora, qui abbiamo un container che andiamo subito a prendere, perché giustamente vediamo un po' di monete. 2864. Insomma, allora abbiamo 100 e passa metri da fare qui, vediamo. Niente, dobbiamo fare tutti il giro per forza. Dobbiamo fare per forza tutto il giro qui, ragazzi. Ah, un attimo, questo è un nemico che contiene del bottino speciale, quindi lo voglio affrontare. Lo voglio affrontare. Me ne voglio occupare. Ok, vai. Vai così, no, perché me ne voglio veramente occupare. Vediamo se ci dà qualcosa. Bene. Allora, andiamo avanti. Sì, sì. Ma la direzione giusta dov'è adesso? Bisogna salire qui, eh. Potrebbe essere. Eh sì, secondo me è qui, eh. Secondo me, ragazzi, dovrebbe essere qui. Vediamo. Vediamo, dovrebbe essere qui senza tanti problemi, diciamo, eh. Senza troppi problemi. Sì.
Ok. Bene. Siamo arrivati? Eh sì, siamo arrivati. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati al punto d'incontro prima del previsto. Mumba ci è stato di grande aiuto lungo il percorso. La squadra di Mumba però non è ancora qui. La squadra di Marta ha aperto la strada, credo che si trovino a un altro punto d'incontro. La nostra missione non è cambiata. Rimarremo qui in attesa fino all'inizio previsto delle operazioni. Ricevuto. Mangiamo un boccone? Chi cucina? Buona idea. Ma cucinate voi, io non cucino, ragazzi. Io non cucino. Noah, qualcosa non va? Ho questo strano presentimento, non mi lascia in pace. Quella cosa di cui parlavamo prima? Amico, come al solito ti fissi troppo sulle cose, non credi che sia questa pressione a buttarti giù? Forse sì. Ma sì, perché no? Ci resta ancora un po' di tempo. Che ne dici di smaltire la tensione con un po' di uno contro uno? Ma dai, fra poco parte la missione, non sarebbe meglio riposare? Nah, questo è proprio il momento in cui è meglio tenere alti i giri dei nostri motori. E poi non c'è niente di meglio di un bel testa a testa per liberare la mente. Aiuta la concentrazione. Tu non vada a stupide proposte di Lance, zuccone testa vuota, Noah. Chiudi il becco, palla di pelo. Riku vuota per avere un momento di riposo, in posto tranquillo, meditazione e contemplazione. Ok. Grazie Lance. Perché non ci alleniamo un po' in modo da poter dare il massimo in battaglia? E vai. Ma veramente devo combatterci contro? Ma veramente? Punti di riposo. Nei punti di riposo puoi aumentare il livello dei personaggi con punti esperienza bonus, salvare e altro. Puoi raggiungere qualsiasi punto di riposo già scoperto tramite il viaggio rapido. Facendo progressi nella storia potrai sbloccare nuove azioni eseguibili nei punti di riposo. Vai! Punto di riposo scoperto. Trucco per aumentare di livello. Puoi salire di livello ottenendo punti esperienza in combattimento, ma se selezioni aumenta di livello ai punti di riposo puoi usare punti esperienza bonus per aumentare il livello dei personaggi. Aumenta, accedi al campo e aumenta il livello. Vediamo un po'. Sì. In aumenta di livello puoi usare punti esperienza bonus per aumentare il livello dei personaggi. Sì, l'hai detto già prima. Salva. Ah, ok, dobbiamo aumentare di livello, vai. Ora selezioni i personaggi che vuoi far salire di livello, in questo caso Noah. Ah, ok. Vediamo un po'. Selezioni il livello desiderato. Una volta esauriti i punti esperienza bonus, non potrai aumentare ulteriormente il livello. Va bene. 12. Ora facciamo salire di livello Yuni. Ok. Selezioni il livello desiderato. Una volta ok. Dice quello che ha detto prima, quindi giustamente. Livello 12 anche lei, come è giusto che sia. Adesso tocca a Lance, ok. Senza che leggiamo perché dice la solita frase, quindi... Bene così, bene bene così. Ah, ma io credevo che dovevo combattere personalmente, invece fanno una scenetta e poi la chiudono lì. Va bene, ma va bene ugualmente. È quasi ora. Rivediamo i dettagli dell'operazione. L'obiettivo si trova nella valle di Alfeto. È stata segnalata una sorgente d'etere di origine sconosciuta. Dobbiamo andare a verificare e distruggerla. Coordinate stabilite, tutti controllano la destinazione.
su mappa, per favore. La squadra di testa dovrebbe essere già arrivata al punto di contatto prestabilito. È ora di partire anche per noi. Andiamocene da qui. Che sia un decreto reale? Va a sapere. Andiamo e vediamo di sbrigarcela più presto possibile. Ok. Ma andiamo... No. Nel prossimo episodio andiamo avanti, ragazzi. Io ve lo dico. Non ve la prendete. Dov'è? Ma dove bisogna andare? Ah, siamo ancora in tre, va bene. Siamo ancora in tre, ragazzi, va bene. Perché siamo ancora in tre? Abu. Vediamo un po'. Ok. Non è che ti distruggo di più. Ecco qua, vai. Ma qui adesso? Ma sentite che musica, ragazzi. Fantastica. Veramente fantastica. Bella, bella, bella le musiche di questo gioco, Sono veramente belle. Ma è bello proprio il gioco, ragazzi. È bello proprio il gioco. Vabbè, dai. Va bene. Ottimo così, vai. Ma attacchiamo in avanti, come facciamo? È tosto questo, ragazzi. Attacchiamolo in avanti, altrimenti... vabbè, dai. Ottimo così, ragazzi. Però è tosto, È tosto. Maremma. Ah, la senti la musica adesso, La senti? La senti la musica di distruzione? Ok, vai, andiamo. Bene. Molto molto bene, ragazzi, Vai, ce l'abbiamo fatta. Non è stato facilissimo perché era molto resistente, però ce l'abbiamo fatta, vai. Siamo arrivati anche già al punto di destinazione, vediamo un po'. Vediamo un po', アグヌス軍だ。本当か?まだ距離はある。気づかれてはいない。やるか?戦闘許可は出ていない。それに俺たちの役割は目標の破壊だ。 Benissimo. Allora. Bene, bene, bene. Ragazzi, io credo che andremo avanti nel prossimo gameplay. Adesso vi faccio Vi faccio giusto uno scontro con un nemico, però chiudiamo il gameplay, ok. Vediamo un po', bene. Semplice, tranquillo. Quindi?
Vai, distruggiamo questo, ragazzi, facciamolo secco, come è giusto che sia qui, perché mi sta infastidendo solo a guardarlo, quindi... Bene. Vai così, vai. Allora, stiamo tranquilli e buoni, ma lì sopra come ci si va? Da qui siamo venuti, vabbè. Comunque, ragazzi, il vostro Diablotex credo che... Ah, ok, accessori. Vabbè, accessori poi dobbiamo vedere bene qui, Pietra d'attacco. Vediamo un po'. Ok. Questa fa più danno, ragazzi, Vediamo un po'. Ok. Comunque, ragazzi, per adesso diciamo che va bene così. Per adesso diciamo che va bene così. Missioni le abbiamo completate, tranne quella principale che comunque è ancora da portare a termine, ma... Ah, qui possiamo riscattare qualcos'altro. Bracciale apprendista. Ah. Ne abbiamo da riscattare qui, Vabbè, riscattiamo, ragazzi, tanto bisogna farlo. Sì, abbiamo quanta roba devo riscattare. Ah, ok, abbiamo finito, era ora. Allora, qui oggetti, vabbè, possiamo come sempre ripulire tutto. Sistema, esercitazioni e compagnia bella, qualcosa che... Poi abbiamo anche i consigli che sinceramente... Vabbè, ragazzi, allora, il vostro Diablotex vi saluta, diciamo che abbiamo tranquillamente chiuso anche questo episodio. Io sono contento, ragazzi, sono sincero, è un titolo che mi sta piacendo, è veramente tanto, ve lo posso garantire. Io vi do appuntamento ai prossimi gameplay, che tanto arriveranno e non è che non tarderanno di certo ad arrivare. Sono contento di questo titolo perché è veramente un... Ragazzi, io adesso ancora posso dire nulla perché sono, diciamo, quasi a 5 ore di gioco, ma più avanti avremo da che parlare perché io un'idea me la sono già fatta. Vi ringrazio di cuore a tutti, vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Se vi fa piacere, come sempre, lasciate un like, lasciate un commento e io, come sempre, sarò lieto di rispondervi. Ciao a tutti e alla prossima!